Buongiorno a tutti, grazie della presenza. Abbiamo inteso fare questa conferenza stampa per puntualizzare, precisare alcune notizie che vanno precisate, non per giustificarci, ma per chiarire di chi sono le responsabilità per i disagi che la cittadinanza di Melito e noi tutti abbiamo dovuto subire. Noi partiamo dal 28 agosto, abbiamo ricevuto una PEC alle ore 12:58 questo è l'orario del 28 agosto, dove il responsabile di ASET comunica sospensione del servizio causa forza maggiore. Il nostro abituale fornitore di carburanti ci ha comunicato che già stamattina non potrà rifornire i nostri documenti se non prima provvediamo al pagamento dei crediti arretrati. Pertanto la nostra società si trova costretta a nostro malgrado a sospendere ogni attività presso il vostro comune. In considerazione che i mezzi di indirizzo non ha dato riscontro non solo alle nostre richieste verbali e alle note di sollecito pagamento, ma non ha dato neanche corso alla nota comunale del 13/8/2015, con la quale assumere l'impegno di ripetizione dei crediti vantati dalla nostra società, convocando un incontro con l'amministrazione comunale entro la fine del mese, quindi il 28, noi il mese ne danno al 31, e alla nostra nota del 21, dice il responsabile di ASA, saranno assunte delle determinazioni a tutela della nostra società immediatamente dopo la convocazione dell'assemblea dei soci convocati in via d'urgenza per le ore 11 di ore. Il 28 agosto c'è questa nota, il 29, questo è quanto dice ASET. Noi precedentemente questa è stata protocollata il 28 e del 25 la mail, del 25 agosto. Poi è stata protocollata, l'avevamo lavorata, poi è stata protocollata del 28, ma la mail del 25, l'interruzione, ahimè, è stata successiva il 26 mattina. Sì. Il 26 mattina ci siamo trovati con questa mala sorpresa. Perché diciamo mala sorpresa? Perché a fronte di questo avevamo avuto uno e più incontri veramente con ASET, con i tecnici, decine di telefonate interposte. E solleciti di pagamento. Solleciti di pagamento, qua noi abbiamo carte alla mano o i giornali, nei giornali avete riportato che il comune di Melito non ha pagato, questa è la notizia che qualcuno vi ha passato, sicuramente non il comune di Melito, né il sindaco dell'amministrazione non poteva dire questo e non l'avrebbe mai potuto dire, in quanto da quando ci siamo insediati noi abbiamo, c'è la ragioniera, abbiamo giustamente pagato la somma totale di 427.000 euro. Nello specifico, non è proprio così, ci sono tre fatture da 110.000 euro, di cui 100.000 euro vanno a ASET e 10.000 euro sono di IVA, più ci sono altre. Adesso vediamo un attimino, nella fattispecie noi abbiamo pagato a ASET 100.000, 40.000, 108, 56.991, 100.000 e 100.000. Vediamo il prospettino, così vi facciamo alcune fotocopie, quindi senza prendere appunti, e con le rispettive date di pagamento. In totale noi abbiamo pagato 400, vi faccio il totale. Sono, la prima fattura è di 100.000 meno 10.000, 110 di cui 100 pagate ASET e 10.000 prestati come IVA. La seconda è di 40.000 euro, 108, questa era una vecchia fattura in cui l'IVA ancora non era scorporata e l'IVA andava versata direttamente all'impresa, all'appaltatore, quindi 40.108. C'è una seconda fattura che noi abbiamo pagato. Un'altra è di 56.991, sono sempre vecchie fatture, nell'eventualità dovesse servire, sono fatture del 15/12/2014, ma pagata da noi. L'altra fattura è sempre il saldo,
Quindi il totale che noi abbiamo versato a ASET da quando ci siamo insediati è di 397.000 euro. In due mesi, perché quando avevamo fatto queste liquidazioni, il terzo mese non era maturato, il terzo mese maturava al 31 di agosto o al 1 di settembre. A questo dobbiamo sommare che noi abbiamo pagato, giusto o sbagliato che sia, per l'amor di Dio, non abbiamo la presunzione di dire che noi siamo che siamo il Vangelo, ma abbiamo pagato alla Regione Calabria, anche perché c'erano una serie di cartelle e di richieste pressanti, due fatture il giorno 7 agosto per un totale di 466.000 euro e 500 circa. Quindi il totale che questo ente ha pagato per il servizio della raccolta rifiuti, IVA compresa o se vogliamo stornare l'IVA, è di 427 più 466 meno 30, sono quasi 900 meno 30.000 euro. Allora, aver subito un'interruzione così con una scarsa comunicazione è per noi, tra virgolette, ingiusto e indecoroso per un'immagine che abbiamo offerto a tutte le persone che sono gravitate, che transitate, che gravitano nel periodo estivo nel nostro paese, perché credetemi, abbiamo fatto tanto e tanti sacrifici, chi più chi meno, e tanti sforzi. Vedete per esempio una nota dell'ASP di ieri, dice: mancata raccolta, scrive l'ASP nel responsabile dottoressa Minniti, dal momento che da parecchi giorni a tutt'oggi, ore 7:15, in alcuni punti, vedi chiesa San Giuseppe, è stata fatta ieri verso le 9 la raccolta, la mancata raccolta del residuo sta creando gravi problemi di natura igienico-sanitaria, percolazione, odore nauseo fondo, invasione di insetti e topi. Si chiede alla signora vostra l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica e ambientale. Noi l'abbiamo detto e corrisponde a verità che noi abbiamo contattato anche altre aziende per la raccolta. Perché muoviamo da questo assunto? Nel momento in cui paghiamo, è giusto che qualcuno fornisce il servizio. Quindi se il servizio viene pagato, qualcuno lo deve fare. Se non lo fa, lo deve fare lui. L'oggetto di questa conferenza stampa era sì andare a premurarci di precisare quanto noi abbiamo pagato, che è stato anche detto, ma ci preme andare a segnalare e notiziare per il vostro tramite e anche le contestazioni che abbiamo fatto per i giorni 26, 27 e 28 agosto ad ASET, comunicate regolarmente, giusto, sono state comunicate ufficialmente, la mancata raccolta, il mancato servizio in questi tre giorni, per i giorni 26, 27 e 28, è pari a 7.275 euro. Questa è la contestazione e l'addebito che noi, prima la contestazione e poi l'addebito. La contestazione è stata anche comunicata, dove veniva contestata la mancata raccolta, diciamo, in tutte le zone di merito, o il mancato servizio di raccolta alla mercatale, la mancata raccolta di rifiuti ingombranti, eccetera eccetera. Io chiaramente riesco a fare anche un conticino scarno e semplice: 7.000 euro per tre giorni di mancata raccolta sono molto pochi, perché se li rapportiamo all'intero importo sono meno di 2.500 euro al mese, che è poca cosa, al giorno poca cosa, perché qua la sanzione per un disservizio del genere doveva essere abbastanza più alta. Non c'è sanzione, in realtà c'è una contestazione che è addirittura inferiore alla somma giornaliera che noi paghiamo la mancata. Quindi su questo rivediamo, ritorniamo sui conteggi, vediamo il da farsi. È chiaro che abbiamo trovato qualcosa di anomalo nel capitolato o nel progetto stesso. Questa è una valutazione personale.
andiamo diciamo a sindacare per quello che possiamo sindacare su questo. Però dicevo, noi siamo pronti a tutto. Ora ci è stata anche comunicata addirittura una posizione di sindacato USP, ci dice che richiesta esplicitamente obbligo di conciliazione per una mancata corresponsione delle mensilità ai lavoratori asset. Addirittura ci è stato detto che verbalmente il comunicato ufficialmente con una nota del sindacato USB Aurelio Monti, della persona di Aurelio Monti, che alcuni lavoratori, o buona parte, non lo specifica, per noi, così come è scritto, tutti i lavoratori hanno un mancato pagamento di 8 mensilità. C'è il nostro tecnico, l'ingegnere Rodan, che in questo momento va a svolgere le mansioni di responsabile di questo servizio, e se non sbaglio siamo pronti per comunicare ad ASET che stiamo attivando quello che è l'articolo, ora se non ricordo bene, se non ricordo male, il 235 del 2000 dell'articolo 13, che consente al responsabile del servizio del procedimento, ingegnere Rodano, di diffidare l'impresa a pagare, quindi diffidare ASET al pagamento di tutte le mensilità, e se entro 15 giorni questo non dovesse essere, quindi i lavoratori non dovessero percepire gli arretrati, l'ingegnere Rodano può stornare le somme che devono essere pagate ad ASET, questo lo dice il regolamento nazionale, e pagare direttamente. Questo è quello che diciamo come amministrazione intendiamo tranquillamente caldeggiare. L'ingegnere Rodano non ha bisogno di suggerimenti, noi siamo decisamente per la parte dei lavoratori, siamo dalla parte dei lavoratori senza ombra di dubbio. Aspettiamo con fiducia che ci venga comunicata la convocazione da parte del prefetto. In prefettura non è la prima volta che il comune di Merito si recherà, ci è passata l'amministrazione Achia, ci è passata l'amministrazione a guida Costantino, e non abbiamo paura, anzi abbiamo chiesto noi un incontro al prefetto, l'abbiamo chiesto più volte, lo richiediamo noi con forza, anche per altre problematiche, non solo per questa, perché intendiamo dare, come abbiamo detto, un'inversione di rotta a questa amministrazione. E veniamo anche al motivo per cui abbiamo inteso disturbarvi e abbiamo inteso scomodarvi. Noi abbiamo ricevuto due lettere da parte del responsabile di ASET, a firma del signor Rosario Lazzarato, dottor Rosario, ragionere Rosario Lazzarato. Sono due missive che onestamente ci lasciano un po', diciamo, non la mare in bocca, però onestamente personalmente mi hanno mortificato parecchio, mi hanno diciamo offeso, hanno offeso la mia persona. Io non faccio torto a nessuno, io dico e leggo alcuni passaggi che li possiamo tranquillamente consegnare, sono atti ufficiali. Il pregiatissimo sindaco scrive nella prima mail del 27 il riscontro alla vostra, e oggetto il riscontro due mail, perché noi contestavamo il fatto che del mancato pagamento, che non abbiamo dato nulla, eccetera eccetera. Pregiatissimo sindaco, questo è un paese di pochi animi, ci conosciamo tutti, oltre si dice, per cui mettendo in pratica la classica furbizia dei politici vengono diffuse notizie del tipo ho parlato con i carabinieri, questo è assolutamente vero, ho parlato con il capitano e con il comandante di stazione della problematica, come se dovessero arrestare qualcuno. Noi non abbiamo chiamato, non abbiamo questi poteri, non abbiamo queste ambizioni, queste velleità, né intendiamo far arrestare qualcuno.
Non è questo il nostro ruolo e il nostro compito. Dice, oppure dopo l'orario di invio della sua mail ho chiamato un'altra ditta. È vero, abbiamo acquisito la disponibilità di un'altra azienda, perché se ASET continuava a non ottemperare la raccolta, noi mica potevamo lasciare la spazzatura in giro, è un problema di igiene ambientale, è un dovere di questa amministrazione del sindaco, e contemporaneamente è un dovere obbligo, più un obbligo che un dovere. Come se i soci o il sottoscrittore si scandalizzassero di ciò, anzi sarebbe auspicabile, per essere chiari, il sottoscrittore avrebbe provveduto immediatamente al suo posto e non ora, ma alla data di ricezione della lettera di comunicazione di risoluzione del contratto. Queste notizie non modificano assolutamente le decisioni assunte dalla società. Sindaco, scrive il signor Azzarà, evidentemente lei soffre di memoria e o di incoerenza, come le è stato anticipato nella precedente mail. È un guaio per l'uomo che dice A, che pensa A, dice B e fa C. Questo dice Azzarà, per quanto riguarda la persona del sindaco. Cosa ha pensato? È possibile saperlo? Tutt'al più si può immaginare che abbia detto ho chiamato un'altra ditta e poi di fatto abbia chiamato la nostra società. Non è un buon auspicio per la governance del letto, eccetera, eccetera. E questa è la prima. Allora ce n'è stata una seconda in risposta, riscontro nota firma del sindaco, nota firma del sindaco. E la nota del sindaco non è a firma del sindaco, è una nota che scrive il sindaco del 26 agosto 2015. Io non ve la leggo per tutta, sono tre pagine, ci sono alcuni conteggi, eccetera. Dice, con quale imbroglio amministrativo il comune di Merito ha pagato somme non dovute se sono di spettanza della mia società? Ma quali finanziamenti regionali se il comune non ne ha, a quanto mi risulta, percepito neanche uno? Ritiene giusto, questi sono i punti che ritiene giusto pretendere alla società alla quale sono stati attirati i servizi per 5 anni e che fanno credere che quasi tutti i lavoratori di attività, se non può, debba pagare gli oneri di discarica. Notiamo che tra il punto 1 e il punto 3 c'è una certa, diciamo, incoerenza. Ritiene giusto che il comune di Merito, solo dalle lettere che denunciano lo stato di grave lo stato grave in cui versa la mia società a causa dei mercati pagamenti imponga, noi semmai richiediamo, non imponiamo nulla, e il contratto che ha sottoscritto ASET e lo obbliga a non interrompere il servizio, quindi noi non imponiamo niente, semmai chiediamo il rispetto di un contratto, l'assoluto rispetto, così come chiediamo a tutti quanti l'assoluto rispetto di tutte le regole per continuare a camminare nell'assoluta legalità, perché Merito, e lo diciamo per l'ennesima volta, è il comune più attenzionato in Italia e noi vogliamo che questa attenzione rimanga, ma vogliamo far ritornare Merito a un paese normale. Questo è l'obiettivo per cui noi ci siamo candidati e questo è l'obiettivo per cui noi ci stiamo spendendo quotidianamente. Merito deve essere a condizione familiare. Merito, e lo vogliamo con tutte le nostre forze, deve essere una famiglia e si deve ragionare come una buona famiglia, come un buon padre di famiglia. Questo sarà il mio, diciamo, percorso da qua ai 5 anni che ci stanno, 4 anni e 9 mesi che ci stanno davanti. Ritiene giusto che una istituzione come il Comune di Merito, prima di alzare il dito accusatorio, debba prima guardare a se stessa e chiedersi se gli adempimenti contrattuali previsti siano stati rispettati, eccetera, eccetera. Dopodiché ribadisce ancora una volta, premesso che durante l'iter io ho anche incontrato personalmente il signor Azzarà, al quale ho ribadito il rapporto tra me e lei, signora Azzarà, sarà sempre quello del sindaco Meduri, capo di questa amministrazione, e ASET, amministratore di un soggetto che ha appaltato un servizio, e non sarà mai diverso.
l'amicizia, il rispetto, questi sono aspetti che devono essere lasciati fuori. Non si può ragionare o non si può pensare di far ragionare altri in questi termini. Non ci può essere confusione e non si può innescare altro a sospetti, non esiste. Noi siamo per un solo dire, noi pensiamo una cosa, facciamo la stessa cosa perché la diciamo e crediamo in quello che diciamo e facciamo quello che diciamo. Il signor Azzara dice ancora una volta, sindaco Meduri, nella vita ci vuole coerenza, quindi mi dice che sono incoerente. Guai all'uomo che pensa, dice B e fa C. Sindaco Meduri, lo sa bene che sono stato personalmente, ribadisco personalmente, e non come amministratore della società, in quanto quest'ultima è di sopra di tutto e di tutti, avverso alla sua candidatura. Vabbè, lo vuole precisare, lo sapevano tutti che Azzara stava con un'altra lista e non con la mia, anche se l'altra lista dice che non è così. Lo scrive Azzara, quindi lo scrive Azzara, quindi ripeto, sindaco Meduri, nella vita ci vuole coerenza, guai all'uomo che pensa, dice B e fa C. Sindaco Meduri, lo sa bene, sono stato personalmente, ribadisco personalmente, non come amministratore della società, in quanto quest'ultima è al di sopra di tutte e di tutte, avverso la sua candidatura. E una volta detto, ho anche espresso il mio augurio di buona conduzione dell'ente, che non è la controparte o il tiranno del popolo o delle imprese contrattualizzate e non, e che finite le elezioni, come mio costume, rispetto chi rappresenta le istituzioni. Ovviamente, se li sa, e li rappresenta in modo degno e onorevole. Spero tanto di poter continuare a rispettare chi in questo momento rappresenta la prima istituzione, la più vicina allo Stato ai cittadini, dello Stato ai cittadini. Adesso c'è un passaggio che ho rimarcato, per il quale ho chiesto chiarimenti al comandante di stazione dei carabinieri, e questo è un passaggio che un interrogativo che faccio al signor Azzara, se ci vuole rispondere, altrimenti io, se non rispondo ufficialmente con tanto di nota scritta, io mi troverò costretto ad andare avanti. Ho già notiziato i carabinieri di questo, con i quali abbiamo anche avuto, diciamo, ci sono anche interfacciati con ASED, però a me non basta che mi venga riferito per telefono o oralmente. E questo è il passaggio significativo. E questo è un passaggio su cui io chiedo che vengano fatti i lumi, perché il fatto che mi dice che sono incoerente, che dice una cosa e che faccio un'altra, ci può anche stare, mi potrebbe anche stare bene, perché io dico sempre che le azioni sono chi li fa, bisogna sempre, per mio costume l'ho sempre fatto, ritengo di poter dire che questa amministrazione ha il coltello dalla parte del manico e non intende lasciarlo. Mai lasciare il coltello dalla parte del manico non all'avversario, ma a chi sta di fronte, che potrebbe anche in quel momento essere un nemico, ma diventare un nemico. Il passaggio significativo è questo, signori. Vi prego e vi chiedo di interrogare su questo il signor Azzara. Sindaco, scrive Azzara, ho i capelli bianchi e forse qualche su sicuramente, qualche anno più di me, lo dice la scheda anagrafica, ce l'ha, sicuramente avrà molta e tanta più esperienza di me, per l'amor di Dio gliela riconosciamo e gliene diamo atto, però nessuno può scrivere e far finta, pensare che chi sta dall'altra parte faccia finta di niente, quello che mi sto capendo, lo diciamo una volta per tutte. Sindaco, con i capelli bianchi, e forse qualche suggerimento me lo posso permettere, non si faccia prendere la mano, suggerite soluzioni da chi ha mandato senza colpe in galera il suo predecessore. Se non avete preso appunti ve lo ribadisco e lo rileggo. Sindaco, ho i capelli bianchi e forse qualche suggerimento me lo posso permettere. Non si faccia prendere la mano, suggerite soluzioni di chi ha mandato senza colpe in galera il suo predecessore. Io voglio sapere, e lo voglio sapere non come Meduri, ma come sindaco di Merito, per
che è giusto che la città di Merito sappia contro chi, perché se lo dice evidentemente deve avere delle notizie, deve avere delle certezze, a meno che poi io ritengo che sia una persona come tante altre, una persona come me, come l'assessore, come il responsabile del settore finanze, come il responsabile e più nemmeno, per una persona che scrive queste cose non si può liberare, che faccia denuncia, che mi dica, così almeno io mi posso pure guardare, io non lo so a chi fa riferimento, però detta così è un po' non paziosa, ma lascia spazio a tanti pensieri e credetemi anche a tante preoccupazioni, perché non vi nascondo che io sono molto preoccupato, sono molto preoccupato per quello che stiamo tirando fuori dentro queste. Non sono assolutamente preoccupato per il ricorso, ho messo in conto tutto quando mi sono candidato a sindaco. Sapevo benissimo di essere attaccato personalmente e lo sono. Ci sono atti che non mi partecipo, ma che vanno in questo indirizzo. Sapevo benissimo che ci saranno tante lettere anonime, sapevo benissimo che ci saranno tanti pettegolezzi. Saranno benissimo, so benissimo che ogni minimo respiro mio sarà monitorato, so benissimo che la mia vita privata è finita, ma l'avevo messo e l'ho messa in porto. Mi angoscia un po' il fatto e mi preoccupa l'aver patteggiato totalmente la mia famiglia, perché gli affetti familiari dovrebbero venire al primo posto, io l'ho trascurato. Io ricordo quando ho rimproverato il sindaco Costantino, gli ho detto la famiglia viene prima di tutto, però non ho il dono delle ambiguità, io sto passando molto tempo davanti alle carte. L'altra sera è venuto il vice sindaco con un malocco di carte perché io sono mancato per qualche paio di ore, vice sindaco ci dobbiamo vedere, ci vediamo alle 7, ci vediamo alle 8, ci vediamo alle 9, ci vediamo tra un'ora, bene, ci siamo seduti una pizzeria alle 11. Io non avevo cenato, non ho cenato, mi sono preso una bottiglietta d'acqua e mi passavo le carte e lui mentre mangiava mi spiegava quello, o meglio ci confrontavamo su tante carte. Allora concludo quello che scrive, così lascio spazio alle vostre domande. L'ente non va gestito con cattiveria, con la cattiveria che si annida all'interno, quindi dottoressa Scalonato, ingegnere Rodani, credo che investa anche un po' tutti i funzionari questa missiva, tutto il personale che il mio onore in questo momento di rappresentare e guidare come sindaco, perché ho chiesto e richiedo sempre a tutti quanti un'inversione di rotta che per buona parte, per la stragrande maggioranza dei dipendenti e dai dipendenti questa inversione di rotta sta avvenendo. Io riconosco e ringrazio i sacrifici anche personale e familiare che sta facendo l'ingegnere Romano. L'ente non va gestito con cattiveria, non c'è cattiveria in questa amministrazione, non ci sarà mai e non permetteremo mai a nessuno di essere cattivo. Semmai dovessimo scoprire un pizzico di cattiveria, state tranquilli che interverrò in maniera seria. La cattiveria che si annida all'interno è spesso pure per incompetenza, ma con la saggezza di buon padre di famiglia. Io ho una tradizione, i miei genitori sono il mio esempio, la mia guida, la mia colonna portante, non permetta a nessuno di offendere la mia e le famiglie di chi mi sta accanto. E vi dico l'ultima, noi stiamo ragionando tantissimo con l'amministrazione, come giunta, come maggioranza, ci stiamo confrontando con i nostri funzionari, abbiamo un contenzioso con l'ASP che sfiora il milione di euro. Debito che l'ASP deve al comune di Merito è già a cartella. Ieri sul giornale sono state cadenzate
le modalità con cui verranno pagati questi debiti. Speriamo, anzi non dico che ne siamo certi, speriamo che molto velocemente, e confidiamo, perché è un debito che l'ASP ha, noi abbiamo anche con la regione, l'ASP è un settore della regione, avevamo pensato alla compensazione, non è possibile. Noi dovremmo, diciamo in condizionale, avere questo milione di euro, milione di volte, sbaglio dottoresse, così le abbiamo quantificati qualche giorno fa, daremo comunicazione all'ASP di queste somme, l'avevamo già chiesto al dottore Giuffrè, a qualche consigliere regionale, al presidente Oliveto, perché non è giusto che l'ASP, dovete sapere, dal 1996, anno più anno meno, che non paga alcuni servizi e non possiamo permettere a nessuno quasi 20 anni di servizio non pagati. Non è giusto che deve essere così. Se noi arriviamo, perché la scommessa è sulla vigente, la scommessa è sul decoro. Questa è una partita, un contenzioso che va avanti da tantissimi anni. Questo cordone umbilicale va tagliato. Lo ha affrontato l'amministrazione Aria, l'ha affrontato Costantino. Io, e questo è il nostro impegno, l'avevamo comunicato ad Aset, evidentemente Aset ha voluto non sentire, perché a differenza di quello che si dice, noi avevamo assunto l'impegno di dare comunicazione a Aset di un incontro entro il 31 agosto, non appena avremmo avuto un nuovo responsabile, non per fare un torto assolutamente all'ingegnere Rodan, e riconosciamo l'impegno, la dedizione, i sacrifici che sta facendo e l'applicazione con cui svolge il lavoro. È una partita abbastanza seria. Aset reclama quasi 4 milioni di euro. Noi ci stiamo lavorando. Io vi dico che avremmo già potuto chiudere l'intera partita, ingegnere Rodan. Stiamo temporeggiando, perché i conti e la verità, io quando dico che la verità non è solo una, c'è la verità assoluta, ma se io dico una cosa non è la verità, è la mia verità, la verità che racconto, poi c'è la verità dell'assessore Sergi, c'è la verità dell'ingegnere Rodà, c'è la verità della responsabile del settore, la propria verità, che non è quella assoluta, o meglio le proprie ragioni. Bisogna fare un confronto e noi ci siamo impegnati con questo, con Aset. Non ha aspettato il 31, ha interrotto il servizio prima, dicendo, mi ha chiamato sul telefonino, c'è qualche messaggio ironico, ho visto la tua punto interrogativo nota. Cioè, quindi se io ti mando una lettera, tu metti in dubbio che questa nota sia mia. E non è rispettoso, perché prima di tutto, o meglio potrei dire anche che non entra nei canoni, perché uno può anche non rispettarmi, per l'amor di Dio, non è che pretendo il rispetto, però mettere in dubbio anche che la tua nota con un punto interrogativo lascia spazio a un certo amare in bocca. Allora veniamo a quel milione di euro che noi speriamo di incassare. Noi abbiamo fatto un po' di conti, abbiamo fatto anche un monitoraggio su quanto costa la differenziata, perché là che ci dobbiamo arrivare e dobbiamo arrivare velocemente alla differenziata. C'è una gara per questo, differenziata spinta porta a porta, è stata giudicata in via provvisoria, le ditte che hanno partecipato sono due, non sappiamo se siamo ancora nei tempi della seconda che faccia ricorso alla prima, però non abbiamo firmato alcun contratto. E fino a quando non viene firmato il contratto ci può anche essere una soluzione diversa. La soluzione diversa è che il Comune di Medici sta anche pensando a una gestione in proprio della raccolta porta a porta. Se questo comporterà un risparmio rispetto all'importo che è stato messo a gara d'appalto, che è di circa 1,4 milioni, se non sbaglio, allora iniziamo a continuare il ragionamento che stiamo già facendo. Quindi non siamo un'amministrazione di giovani di belle speranze, non siamo un'amministrazione che ha tanto da imparare, anche se
riconosciamo, siamo pronti a riconoscere i nostri limiti e lo diciamo, che rincorriamo il sapere quotidianamente. Sicuramente abbiamo tanto da imparare, perché l'età anagrafica gioca anche dalla nostra parte. Io non mi sento né vecchio né giovane. Sicuramente, se il Signore mi dà, e come coagulo a tutti, la salute, nella mia squadra ci sono tante persone, o quasi la totalità delle persone, che davanti a sé hanno più domani che ieri. Forse per me è un attimino diverso, ho 48 anni, non mi sento di poter dire al cuor leggero che ho più domani che ieri. Forse per me è un discorso diverso, però per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, Nene Zappia, Mimmo Marcianova, Patrizia Crea, e una squadra per l'assessore Sergio, il mio coetaneo, gli auguro sicuramente di avere tanti domani, molti di più che ieri, e quanto vuole il suo cuore, perché il mio cuore è vicino al cuore di tutti i miei consiglieri, di tutti i miei assessori e di tutte le persone di noi. Io non devo aggiungere altro, penso di essere stato abbastanza esaustivo, sono qua e siamo qua per rispondere a qualsiasi altra domanda. E sbagliare è umano, possiamo pure sbagliare, ma sicuramente in buona fede e comunità siamo pronti anche a riconoscere i nostri errori. Non saranno errori che vanno verso la direzione o per creare un giusto guadagno qualcuno, questo scordatevelo, e se lo possono scordare tutti. Qualsiasi intervento stiamo facendo, e vi do un numero, noi siamo a 109 riparazioni con i nostri operai e oggi è il 12° giorno che siamo senza mezzi nel settore tecnico o ingegnere rurale. E bene, qualcuno dice ti saresti potuto programmare. Se a questo qualcuno rispondiamo vieni, ti diamo la facoltà di poterti sostituire, ci fai la pratica, se è una pratica che è fattibile stai tranquillo che siamo pronti a farlo, non solo a farti l'applauso ma a riconoscere i nostri limiti e i nostri errori. Non è così, non è così semplice. Stanno piovendo centinaia e stanno emergendo centinaia di anomalie. Io vi dico che stanno saltando tantissime pratiche fuori di gente che non paga le tasse. Il mercato, mercoledì prossimo ci sarà un grande controllo, partiranno tante revoche dell'area mercatale, partiranno tanti controlli per l'acqua, per la tasse, sugli immobili che non sono accatastati. Quindi io vi sto lanciando dei messaggi per far capire quello che noi non stiamo già valutando e stiamo già riscontrando: immobili non accatastati, denunce di spazzatura non fatte, allacci di acqua abusiva. I controlli sono partiti, anche se in questo momento sono silenti e invisibili, però ci stanno, e l'abbiamo fatto sugli extracomunitari residenti a merito, sono circa 200, l'abbiamo fatto sui mercatali, sono 90 stagionali e pagano molto ma molto pochi. Non è giusto che io pago e altri dice non pagano, questo è il rapporto, signori, questo è il rapporto, sia per gli extracomunitari, metteremo mani ai regolamenti, li rivediamo tutti, li rivedremo tutti. Chiediamo con forza una partecipazione corale. Signori, e quanto? L'ultima cosa, l'attacco è giusta alla comunicazione, però vi prego, prima di scriverlo sulla stampa, c'è il sindaco, c'è la maggioranza, si trova l'ufficio, informatevi. Ieri c'era l'articolo sull'ascensore, c'è quell'articolo, l'ascensore era stato riparato 2 giorni prima, l'ascensore è stato riparato senza alcun costo, nel senso era la scheda bloccata. Però il retroscena, non il retropensiero, quello che sta dietro l'ascensore, ve lo dico io, ci sono 16.000 euro di fatture non pagate per l'anno 2013, e è giusto che chi lavora deve essere pagato. Signori, il comune di Merito non funzionava così. È chiaro che le difficoltà si sommano uno dietro l'altro. Noi il pozzo di San Patrizio non ce l'abbiamo,
Se qualcuno ci sa indicare la strada e c'è realmente un pozzo di San Patrizio, corriamo dietro questa via che ci viene indicata. Grazie Signore. Spazio alle vostre domande, mi auguro che ce ne siano. E ve lo dico, noi non vogliamo anticipare nulla, noi i conteggi ce li abbiamo chiusi. Quanti sono? Allora, vi chiedo scusa, non è detto che ci debba essere per forza un debito rispetto ai 4 milioni di euro. Allora, il mio, giustamente, così come conclude il signor Azzarà, tanto di spontaneo mi è venuto di scriverle, per il resto mi affido ai miei legali. Allora, il debito o il credito che c'è tra il comune di Medico e Aset, mica lo stabilisce il sindaco o l'assessore Rana. Per l'amor di Dio, non assolutamente non è così, chiariamo, il sindaco recepisce e deve recepire, guai se fosse diversamente. Sono venuto a guardare i conteggi, a interloquire, sono venuto mai a per questo che sto chiedendo. Allora, le carte, sì. le carte e l'impegno che questa amministrazione ha era quello di recepire le richieste di Asino, di fare i propri conteggi. E ieri noi siamo, con i nostri conteggi. Dopodiché abbiamo detto Asset, quando siamo completi, quando abbiamo il nostro tecnico, un altro tecnico, a supporto della struttura che abbiamo, ci sediamo e confrontiamo i conteggi. Tu dici tu dici il sole, noi diciamo la luna, può darsi che a tutte e due converrà Marte. Allora vi posso dire che il debito non è quello che dice Asset, non è assolutamente quello che dice Asset, anzi tutt'altro. Lo scenario e onesto è 2, 3, 2, 1, allora, e niente, e sindaco guarda, io non voglio correre bancario, no? Voi dovete passare, se io ho un saldo di voi, non è possibile che io un saldo. Mi sembra, io le ho fatto qualche anticipazione, lei, da persona intelligente, per come dal reddito, dovrebbe aver già colto. Se io le dico, Aset dice di avere un debito, ma potrebbe anche avere un debito. Quindi potrebbe, siamo nel condizionale. Sicuramente i numeri che dice Asset non ci sono. Sicuramente c'è un'altra grande verità. Le posso dire, e lei sa come me, come cittadino, non abbiamo le carte, quante volte il servizio è stato interrotto. Io le posso dire. Ma i cittadini quando viene interrotto quel servizio devono pagare. Consigliere Vinci, dottore Vinci, mi senta. Lei sa, anche se non ce l'hanno dato, glielo dico io qualche numero. Dopo 21 giorni è stato votato il cassonetto a Pentirantiro. Dopo 21 giorni, che se ne possa dire? Il sindaco, l'assessore e la propria agendina, il proprio monitoraggio, lo fanno a prescindere dagli uffici. Ringrazio gli uffici, l'ufficio anche per la collaborazione, il corpo di vigili urbani. 21 giorni, non lo so se è stato svuotato oggi, se sono stati svuotati i cassonetti di Brunella, non aspettiamo il cittadino di Brunella che ci fa la segnalazione, c'è chi riesce a guardare e da lunedì l'altro che i cassonetti a Brunella non vengono svuotati, è stata fatta la pulizia attorno ai cassonetti. Allora, di fronte a questo stato di cose, noi intendiamo porre la parola fine, consigliere Vinci, questi contenuti. Per una correttezza nostra intendiamo prima comunicarvi ufficialmente ad Asset, perché sarebbe una mancanza di rispetto, una caduta di stile, darle alla stampa prima che darle ad Asset. Noi li giriamo ad Asset, chiediamo il tavolo tecnico di confronto, perché non è detto che i nostri conteggi siano la verità assoluta. Può darsi che qualcosa come fanno i conteggi a non essere la verità assoluta. Allora, le posso dire che c'è una forbice, consigliere Vinci, che non c'è una forbice che ha una percentuale minima. La forbice tra i conteggi di Asset, i conteggi dei miei uffici. Posso entrare? Cioè non è possibile. La forbice
Consigliere Vinci, la forbice, glielo descrivo con un aggettivo, la distanza è abissale. Quindi di fronte ai conteggi che i miei tecnici mi hanno portato, io le dico con ansia, non ci vedremo sicuramente il punto di ricordo. Mi auguro che non sarà così, però di fronte a questi conteggi le posso dire che non ci sarà un punto di incontro per quanto riguarda l'amministrazione, se quelli sono i conteggi. Perché di fronte ai conteggi io vi dico che guardando, e mi limito, perché ho sempre detto che di conteggi qualcosina, qualcosina riesco a capire, ma ogni tanto amo spogliarmi dal ruolo di ingegnere e dico che faccio perfetto, quindi questi conteggi mi li faccio spiegare. Siccome c'è molta distanza, ma molta distanza, anzi la distanza è detto in abissale, la cosa mi preoccupa. E allora qua dovrà intervenire ovviamente qualcuno che taglia il cordone, tutto il tribunale secondo me. Allora mi chiedo come mai se c'è tutto questo contenzioso, ASET non ha mai messo la parola fine in punto. Io come ASET sono innamorato del mio paese, lui lo spiega, io lo dico. E almeno lo sono innamorato quanto l'amministratore di ASET del mio paese. E intendo mettere la parola fine, ASET sicuramente avrebbe avuto, ha avuto la possibilità, ma non l'ha fatto da più di 10 anni questa parte. Quant'è che sono? Noi e 3 mesi, io dico che noi questa parola fine la mettiamo e velocemente. Dopodiché, piaccia o non piaccia, o si trova il punto di incontro o c'è il tribunale che sta lavorando. Però intendiamo tagliare, intendiamo proprio tagliare, recidere questo cordone ombelicale. E sicuramente non aspetteremo, perché poi la proroga, la gestione del servizio è fino a quando parte la differenziata. La differenziata deve partire, e deve partire velocemente, perché è l'unico modo per far respirare questa città, città di cui noi siamo innamorati. Se ci sono altre domande. La differenziata invece quando partirà? Avete idea? Velocemente quanto? La differenziata, noi abbiamo in questo momento l'aggiudicazione provvisoria, non abbiamo notizie scritte, però stiamo monitorando, ci è stato riferito telefonicamente che l'aggiudicazione provvisoria è stata fatta e dovremmo partire da notizie entro fine anno. Noi cerchiamo di andare ad abbattere ogni giorno, addirittura l'ora, il secondo, il minuto, per finita la stagione, sono finite le vacanze, lunedì torneremo alla carica con la somma dove giace questa gara. Nel momento in cui questa gara viene affidata, non è detto che noi facciamo il contratto, possiamo pure ragionare in altri termini, perché fino a quando non c'è una firma sotto l'altra, il contratto non è posto in essere. Quindi noi quella gara la dovremmo pure mandare a carte 48. Questo mi hanno letto i miei tecnici, i miei legali, quindi. Io continuo a chiedere quello che è stato. Cioè, come dire, io ho un conto in banca, così ho un conto in banca. Allora, lavoro ufficio, non lavoro bene, scusa. No, ma che lo so. Ho un ufficio che tiene questa contabilità. No, la contabilità, no? E ogni volta che paga la fattura si chiede meno, no? Dai, c'è questa. Allora, non è così. Sono delle contestazioni, non è quanti sono le quante sono le contestazioni rispetto a consigliere, risponde il sindaco a questa domanda e le dico, abbiamo chiuso i conteggi, li abbiamo chiusi in sera e gli ho detto, all'ingegnere Lorano, ma sono segreti oppure no, non sono pubblici, altrimenti le avrebbero avuto copia. Io vi ho detto lei non mi farà mai anticipare quello che non è corretto anticipare, sa perché? Perché siamo delle persone serie e rispettose. Noi abbiamo detto facciamo i nostri conteggi, ricevuti i vostri, facciamo i nostri e andiamo a confronto. Se è possibile trovare una soluzione daremo comunicazione, altrimenti voi rimanete delle vostre convinzioni e noi rimaniamo delle nostre. Siccome le dico che la distanza è abissale, ma abissale,
Sì, ma tu vai, allora, noi questo discorso, allora, noi siamo come esitori, allora, dottore Vici, cioè il problema è quando dottore Vici, quando i tecnici ci sono le contestazioni, allora ecco qui io volevo. No, ci sono le contestazioni rispetto ai 4 milioni di credito che vanta o che non dice di vantare Asia. Dottore Vici, ma ci sono 4 milioni di contestazioni, ma ci sono 3. Cioè, perché se noi questo è la Ressata? Dottore Vici, io le ho detto, lei è, diciamo, da buon, da ottimo, mi corretto, giornalista, da sindacalista, è incazzante il localista. Allora se io l'ho detto e gli ho dato un numero, la contestazione rispetto alle regioni 26, 27 e 28, sì. Quindi se abbiamo quantificato la contestazione del 26, 27 e 28 significa che siamo arrivati al capolinea delle contestazioni, è di 7200 euro il totale, è in tre giorni 7000, per te. Se vuoi te la posso dare perché l'abbiamo mandata ufficialmente alla sezione. Ma almeno quante sono le contestazioni, si può sapere quanto è il numero delle contestazioni? Ne abbiamo una del 26, del 27 e del 28. E la numero? Il numero è? Allora, questa ve la possiamo dare perché è protocollata e spedita ad ASET. Allora, le contestazioni ce ne erano quantificate ben poche. Noi abbiamo fatto tutte le contestazioni, ecco che l'ingegnere puntualmente mi dice, eccole, noi avremmo tranquillamente, siccome è una questione di correttezza, questa è le nostre contestazioni, è tu chiedi A, non ti spetta B, il saldo è C. Vi dico che la distanza è abissale, non è corretto che io l'annunci in conferenza stampa prima di farla sapere ufficialmente ad ASET, perché è rispettoso e doveroso da parte nostra un comportamento corretto, e noi quando diciamo che siamo corretti è perché lo siamo. Quindi se continuate a girare su questa domanda non avrete, allora siccome è protocollata, non è, è protocollata e sapete benissimo che al protocollo viene scandalizzata, quindi non sono numeri che noi potremo andare a cambiare, cioè dovete avere solo, capisco la curiosità. Io ho detto, consigliere Vici, quando ho avuto i conteggi dei miei uffici, onestamente, sono rimasto molto perplesso. Le contestazioni le ha fatte soltanto lei da quando è arrivato o ci sono contestazioni precedenti alla sua amministrazione? Ci sono contestazioni precedenti. Noi abbiamo fatto una contestazione per la mancata pulizia meccanica della spiaggia e la mancata raccolta il giorno 26-27-28. Poi ci sono le contestazioni per i cassonetti che non funzionano, che vanno sostituiti, ci sono una serie di contestazioni poste in essere, sulle quali naturalmente, siccome sono contestazioni che possono essere oggetto di controdeduzioni, è doveroso da parte nostra aspettarci sicuramente una risposta dall'altra parte. Quindi si creerà, ci sarà, ma non ci spaventa questo, ci sarà un contenzioso che se noi non lo dipaniamo. Ultima domanda, se non ci fossero state le contestazioni, il debito del comune per Suasa sarebbe 4 milioni di euro? La risposta è sì, no. Non sarebbe più. No, sono 3 milioni. Cioè, vabbè, 3, 3, 3, 3 dice, però da questo naturalmente, siccome ci sono somme che noi già abbiamo pagato, e 70.000 tanto il numero non può essere quello. Anche senza contestazione. Senza contestazione, c'è un contratto, il porto che noi abbiamo pagato per la discarica è chiaro che non può essere data ASET. Il buona parte della contestazione nasce dal conferimento a discarica al pagamento. 50% sempre rispetto a quello che costa. Forse qualcosina anche in più. Sicuramente qualcosa in più del 50%. Sì, no, abbondantemente. Ha fatto sul porta a porta, è stato fatto la sua. Lei dice che quando non c'è una firma che il comune potrebbe eventualmente anche non firmare. Quale sarebbe il motivo per il quale il comune non dovrebbe firmare? Optare per far gestire direttamente il servizio. Direttamente il servizio da qui? Da comune. Come ci stanno tanti comuni in Calabria che lo fanno? Con operai propri? Diciamo che poi verrebbero assorbiti, questo è un problema che stiamo affrontando e diciamo che
qualcosa di strategico, qualcosa che farebbe cambiare noi sotto gli occhi di tutti. Abbiamo pagato tantissimo, diciamo che una buona parte delle risorse che spendiamo va questo, verso questo servizio, un servizio che, lo dico da sindaco, onestamente spesso è stato carente e spesso ha visto problematiche ataviche. È un problema che noi con un piano alternativo, perché insomma se a giorni bisognerebbe fare un piano alternativo, prima ci vuole il piano B, altrimenti il controllo americano non si decide. Ma questo quello che stiamo dicendo, noi per tutti, allora, siccome i tempi sono fine anno per il porta a porta, e vi ho detto che le vacanze sono finite, il 31 io ho detto così ironicamente, e io da Bruno, è d'uso colmare? Si dorme meno? Allora, scherzando veramente, e ho chiesto a tutti una marcia in più, non perché non stanno facendo, sono contentissimo e soddisfatto del lavoro fatto da tutta la mia squadra, consiglieri compresi, anzi posso dire che ci sono consiglieri che lavorano al pari degli assessori. Secondo me questa è la notizia, sindaco, cioè il comune pensa in proprio alla gestione del servizio porta a porta, al di là del potenziale con asset. Perché per quanto mi riguarda stiamo valutando in maniera seria anche questa soluzione. Non è assolutamente vero. Perché questa è la notizia, il contenzioso con Asia, per carità, la strada che deve prendere. Allora, il concetto è questo, o si cambia rotta o si cambia rotta. Così noi non intendiamo più. Beh, comunque state allora, valutando, non è che è una decisione. Allora, quando abbiamo detto che noi, io l'ho detto il 27 in consiglio, che il giorno dopo avremmo fatto giunta per dare indirizzo al responsabile dell'ufficio tecnico di provvedere a fare una raccolta straordinaria in maniera diversa, e avevamo anticipato al responsabile non ti trovare spiazzato di fronte ad un eventuale indirizzo che la giunta dirà. Quando abbiamo detto che avevamo contattato, perché ho notizie che era stata contattata una ditta e ci aveva dato anche la disponibilità a venire a lavorare con meglio, perché nel momento di meglio noi non mortifichiamo nessuno, noi non siamo cattivi nei confronti di nessuno, ma di fronte al servizio che deve essere fatto e deve essere remunerato nella maniera giusta, se non lo fa Pasquale lo fa Michele, questo è, e Michele per noi è uguale a Pasquale, non ha la coda di paglia Michele, non ha la coda di paglia Pasquale. Ricardo è quello più complicato. I? Ricardo. No, io non sono un punto alla volta. Non è più domande in mano. Un punto alla volta. Non abbiamo. Sicuramente abbiamo se diciamo che non è perenne l'idea di andare, non è perenne, quindi non abbiamo, questo non abbiamo assolutamente, non vorrei che domani il giornale merito si muove, stiamo valutando anche questa possibilità, così come riteniamo che non è giusto che gli operai debbano avere 8 mesi di mensilità. Poi non, io per l'amor di Dio, le chiedo scusa, non perché fino a quando non c'è carta scritta, io non mi permetto assolutamente di dire il rapporto che ho avuto e i colloqui e quanta gente è passata dal mio figlio degli operai di ASI. Non sono passati uno, due o tre, tanti sono venuti alla ASI. Io gli ho detto che fino a quando non c'è qualcosa di scritto, rimangono chiacchiere. A posto? Vi ringrazio, chiedo scusa e non appena sarà nostra cura, non appena faremo l'incontro con ASET che convocheremo da qua fine prossima settimana, perché abbiamo tanti altri incontri e tante altre cose da fare, non meno importanti né più importanti, credo che venerdì prossimo faremo l'incontro con ASET, giusto il tempo una volta che vi comunichiamo quelli che sono i nostri numeri, abbiamo già pubblicato i nostri numeri, il tempo di avere loro fargli fare una valutazione e le vostre deduzioni, andremo all'incontro diciamo strategico e decisivo, anche se poi strategico e decisivo in realtà credo che non sarà, però
per porre la parola fine, per dire questa diatriba va spostata o meno in